Ragazzi, prima di iniziare questo video vi ricordo il lancio della maglietta Kaizen, il primo drop il 27 giugno, ma se volete essere sicuri di prenderlo e avere uno sconto e accesso prioritario 12 ore prima, iscrivetevi alla newsletter che trovate sul sito. Detto questo, godetevi il video. Buongiorno ragazzi, bentornati a questo video. Oggi siamo in un setup un pochino diverso. Io vi chiedo, se vi piace questo video, mi raccomando lasciateci un like, ci ho messo veramente un sacco di tempo per farlo. Let's get into it. Oggi andiamo a parlare della caffeina per quanto riguarda la performance in palestra e la crescita muscolare secondo un approccio scientifico. Penso che tutti noi ad un certo punto iniziamo a usare o abusare della caffeina. Io mi ricordo quando facevo gli esami all'università e che dovevo studiare 10 ore al giorno, mi sparavo letteralmente un sacco di caffè e energy drink semplicemente per continuare a studiare ed essere produttivo. Diciamo solo che li consumavo abbastanza frequentemente. C'è un problema grosso però, che la caffeina è uno stimolante, è una droga e il nostro corpo ha una tolleranza e questa tolleranza va ad aumentare più noi consumiamo bevande che contengono caffeina. Per cui non è male alcune volte fare un attimo una pausa per far ritornare ai livelli di baseline la nostra tolleranza. Ragazzi, sono le 6:30 del mattino. Ieri è stato il mio primo giorno senza caffeina. Solitamente mi sveglio verso le 9 e adesso 6:30 non riuscivo più ad addormentarmi. Non so se la caffeina, avevo magari ritmi così sballati per la caffeina, per tutto quello che stavo consumando prima, che ora l'ho tolto e probabilmente il mio corpo sta cercando il suo bioritmo naturale. E quindi sì, 6:30 sono sveglio. Ho paura che oggi avrò un crash della Madonna. Innanzitutto iniziamo con la definizione. La caffeina è una molecola composta estratta dai chicchi di caffè e appartiene alla classe degli stimolanti. Per noi amanti della palestra la caffeina diventa importante per dare un boost alla nostra performance a lungo termine e raggiungere migliori risultati in termini di forza e di ipertrofia muscolare. Quindi noi l'andremo ad analizzare in quel modo. I benefici principali per l'assunzione sono: ti può aiutare ad allenarti più intensamente, specialmente se dormi poco, e per fisicamente migliorare la tua performance in palestra hai bisogno di oltre 1 mg per chilo corporeo. Quindi una dose, ad esempio, per una persona che pesa 70 kg dovrebbe essere più alta, maggiore di 70 mg di caffeina. E in realtà, secondo la scienza, per avere dei benefici quasi assicurati in termini di aumento di performance in palestra sono necessari oltre 3 mg per chilo corporeo. Quindi appunto, se pesiamo 70 kg, oltre 210 mg di caffeina in una singola dose per poter aumentare la nostra performance in palestra. E questi dati sono stati studiati e provati in diversa ricerca scientifica, tra cui il review sistematico di Astorino et al. Nel 2010, Del Coso et al. Nel 2012 e Cook et al. Nel 2012. Ragazzi, è la mattina del terzo giorno, ho troppo bisogno di un caffè. Stavo a letto e stavo tipo, solitamente mi sveglio, mi faccio un caffè perché così inizio a lavorare. Ce l'ho proprio bisogno, tipo il pensiero che non posso farmi un caffè adesso. Voglio solo tornare a dormire. Però da quello che avevo sentito e studiato, i primi 3-4 giorni sono quelli proprio terribili, perché c'hai questi tipo sintomi di withdrawal, soprattutto se interrompi di botto, diciamo. Domani, in teoria dopo il quarto giorno, dovrebbe migliorare. Però mamma mia, che faccia. Mi faccio un po' di caffè decaffeinato e speriamo che psicologicamente mi quitta il placebo del sapore. Ed è importante notare che non tutti rispondono allo stesso modo alla caffeina in termini di performance e di palestra. Nella ricerca c'è il 50% che nota un aumento di performance, ma l'altro 50% che non nota assolutamente differenze. E quindi metto ora in sovraimpressione il grafico proposto dagli studi scientifici su come agisce la caffeina sul nostro aumento di performance in palestra. Come vedete, la scienza è meno sicura di come agisce la caffeina a livello muscolare, ma molto più sicura sul fatto che ci sono benefici in termini psicologici. Quindi la caffeina va soprattutto a agire a livello mentale, psicologico. Di conseguenza io consumo della caffeina, mi sento più stimolato, penso di essere più forte e di conseguenza spingo di più. Questo è più o meno il meccanismo proposto dalla ricerca scientifica. Ragazzi, sono passati ben 14 giorni senza caffeina, oggi è il 14° giorno, ormai mi sono abituato ad allenarmi senza caffeina. Devo dire che all'inizio è stata tosta proprio entrare nella modalità di allenamento, entrare in focus. Però adesso, dopo 2 settimane, mi riesco ad allenare benissimo, ottimo pump. Diciamo che non ho stanchezza fino
a magari tre quarti dell'allenamento, quindi comunque riesco a fare tutto quello che facevo prima senza caffeina, e questo rinforza secondo me il punto che la caffeina è soprattutto psicologico il meccanismo, proprio come ci dice la scienza, che di fisico per la contrazione muscolare non si sa così tanto, però psicologicamente secondo me è lì l'effetto. Quindi dopo 2 settimane ormai non sono più abituato a prendere caffeina prima dell'allenamento e riesco comunque a entrare nel focus, entrare nel mood e a spingere. Dai. Come accennato prima, ci sono delle problematiche non piccole. Come è stato visto da Cork et al nel 2017, anche solo uno o due espressi 16 ore prima di andare a dormire, quindi letteralmente di mattina, può veramente influire e danneggiare sulla qualità del sonno, che può ridurre la durata del deep sleep, che è veramente essenziale per shutdown il tuo corpo e farlo recuperare totalmente. Inoltre, come abbiamo detto prima, la caffeina induce tolleranza. Anche solo 1.5 mg per chilo corporeo preso in una dose, che è una dose inferiore a quella che dovremmo prendere se vogliamo spingere di più in palestra, sembra indurre una tolleranza completa, quindi non percepiamo più benefici in sole 4 settimane. E vediamo in pratica che cosa vuol dire. Se noi ci facciamo anche solo un caffè singolo, ad esempio dalla moca o da il Nescafè, questi sono 70 mg di caffeina, che è sufficiente sì per notare dei benefici, ma che può anche impattare la nostra qualità del sonno negativamente e inizia a costruire la nostra tolleranza. Se in più ci stacchiamo magari una energy drink, questa è la Monster White 0 calorie, questa ha 150 mg di caffeina, magari esistono Red Bull che hanno di meno, altre che magari ne hanno di più, anche questo potete vedere che sì, ci dà i benefici, ma se già noi ci facciamo un espresso in più, ci aggiungiamo questa, andiamo oltre i 200 mg. E in più io mi utilizzo un pre-workout, utilizzo questo che è l'Energy Aminos della Foodspring, questo pre-workout per ogni scoop ha 200 mg, quindi vero, io me lo posso sparare prima dell'allenamento, noterò dei benefici sicuramente in termini di performance, ma andiamo a pensare, se io ad esempio mi svegliassi la mattina, mi faccio un espresso, poi a metà mattinata per continuare a lavorare mi faccio una Monster e poi mi faccio pure questo, vedete che arrivo molto vicino ai 400 mg a giornata, che non solo sicuramente mi dà i benefici per quanto riguarda produttività e la performance, però giorno dopo giorno inizio a costruire tolleranza e in più inizio ad impattare negativamente la mia qualità del sonno. Quindi ci tenevo a fare una guida visiva, diciamo, per farvi capire che già se vi fate solo un espresso comunque noterete tutti questi, diciamo, drawbacks. Se iniziate e vi fate più di un espresso oppure ci combinate del caffè e combinate un energy drink e magari pure un pre-workout, diciamo, dobbiamo stare attenti. Di conseguenza ora forse stai capendo il perché hai bisogno di un caffè di prima mattina. Se già ne bevi durante la giornata, in più inizi a prenderlo prima dell'allenamento, inizi a costruire una tolleranza e ogni giorno che passa aumenti la tua tolleranza, di conseguenza la dose di cui hai bisogno per sentire i benefici continua a crescere. E io sono il primo che su di me vedo che succede proprio così. In passato, anche durante la mia definizione scientifica, ho iniziato a consumare più caffeina, diversi caffè durante la giornata e il pre-workout, e ogni giorno mi svegliavo stanco e avevo bisogno sempre di una dose maggiore. Quindi, quali sono i miei consigli se anche tu ti trovi in questa situazione? Prima cosa, inizia a bere caffè decaffeinato. So che ti sembra, oddio no, il decaffeinato no, ma in realtà di gusto è quasi identico al caffè normale, e in più, proprio perché ti bevi qualcosa che è simile al caffè, potrebbe esserci quell'effetto placebo, ovvero tu bevi il caffè decaffeinato ma psicologicamente hai un boost di produttività o tutti gli altri effetti perché il gusto è simile, di conseguenza è un modo per, diciamo, trick your brain e potrebbe funzionare, quindi quello è il mio primo consiglio. Poi è sicuramente restringere il consumo di caffeina intorno agli orari o delle situazioni, circostanze di cui veramente ne hai bisogno, ad esempio prima di un esame c'hai bisogno, quindi consumi solamente caffeina prima dell'esame, oppure prima di un allenamento intenso in palestra in cui devi fare un personal record, allora ti lasci apposta lì una dose di caffeina, ma altrimenti limiti totalmente o di tanto durante l'arco della giornata o in circostanze, diciamo, normali in cui non ti richiede questo boost dalla caffeina. E il mio verdetto finale è che è molto facile abusarne, però può avere veramente dei ottimi risultati per la performance in palestra e la crescita muscolare se usata in modo strategico. Per questo motivo reitero il punto che io la userei quasi esclusivamente per quelle giornate intense in palestra in cui devi fare un PR o personal record, no? In cui ti devi spingere al massimo. E ogni tanto fare, diciamo, una settimana, 2 settimane, un mese di stacco è ottimo, perché ricordiamoci che la caffeina è appunto una droga, costruiamo tolleranza, quindi sarebbe ideale ciclizzarla.
Ragazzi, è la mattina del 15° giorno e io, believe it or not, mi sto bevendo del caffè decaffeinato e mi sa che continuerò così perché penso che quello sia la cosa essenziale, non consumare esageratamente. Già solo se ti fai una giornata in cui consumi 2 o 3 espresso nell'arco della giornata, magari ogni espresso è almeno 75 mg di caffeina. In più magari ti fai qualcosa pre-workout, arrivi molto molto facilmente ad un limite e ad un threshold molto alto, tipo 350-400 mg, che poi è quello che ci fa costruire tolleranza molto rapidamente. Quindi la scienza non è che ci dice esattamente, se questo succede non ci dice esattamente tu stacchi dalla caffeina e sai già che dopo 3-4 giorni stai a posto, non ci dà un numero di giorni esatti, però negli aneddoti si vede che almeno i primi 4 giorni ti servono proprio per fare, diciamo, il break, il quarto giorno, quinto giorno sono abbastanza intensi, proprio come ho visto anche io, e poi ti serve almeno 2 settimane per, diciamo, abbassare quella tolleranza, tornare a livelli normali, ma anche fino a un mese completo. Quindi è intelligente e opportuno ciclizzarlo anche tu se stai appunto facendo degli esami, se stai in un periodo dove consumi molta caffeina, probabilmente ti conviene farne uno dopo in cui provi a eliminare totalmente la caffeina oppure appunto a ridurre. Ad esempio, quello che ho pensato io è per usare il mio pre-workout con la caffeina e sentire i benefici in termini di performance quando vado ad allenarmi, preferisco nell'arco della giornata consumare molto meno caffeina, quindi invece che farmi un caffè mi faccio un caffè decaffeinato, così che poi ho comunque un budget di caffeina molto più ampio da utilizzare solamente pre-workout. E penso che se non uso caffeina nell'arco della giornata ma solo in un momento specifico e provo a farlo sempre uguale ogni giorno, il mio corpo si dovrebbe abituare, il mio ritmo circadiano dovrebbe abituarsi e quindi non solo non dovrei costruire troppa tolleranza, ma non dovrei nemmeno andare a danneggiare il sonno. Clip lunga, se sei arrivato fin qua io ti ringrazio di cuore, lasciaci un like per favore se ti è piaciuto questo video, provaci anche tu, fammi sapere se ci proverai. E invece Kaizen Lancio arriverà fra pochissimo, mi raccomando andate sul sito se siete interessati. Questo è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video e io continuo a bere il mio decaffeinato. Che poi non è male, giuro, cioè il tipo di gusto è identico. Facciamo finta che mi rende produttivo, dai.